Lei significa molto per la storia del teatro alla Scala. Callas è un mito e appartiene anche ad una epoca mitica per il teatro alla Scala. Mi può dire che cosa ha significato per lei, per la sua attività artistica, il teatro alla Scala? Beh, sa, a diventare celebri e restare celebri alla Scala, sì, vostre parole, parole dei giornalisti, parole dei critici, diciamo, buoni, è una incoronazione. Diventare è facile, durare è difficile e noi abbiamo durato nei migliori anni. Per me la Scala ha significato il poter dare il meglio di me stessa. Perché allora, in quel tempo là, si provava molto, gli artisti pretendevano il meglio, erano dati il meglio, c'era un entusiasmo, c'era un'esaltazione che derivava dal personale stesso, dall'elettricista, da quello che faceva le scene, era un lavoro d'équipe. Ma però che era naturalmente portata a porto da noi tutti, dal tenore al soprano, prima di tutto al maestro, che allora era il maestro che faceva quasi tutto lui, maestro direttore responsabile. E la Scala ha potuto dare a questi artisti come me, che ci tenevo tanto alle prove a fare qualcosa di bello, ha dato la possibilità di dare il meglio di noi stessi e il pubblico lo ha sentito e ci ha dato la gloria, ci ha dato quello che loro credevano che meritavamo. È stato un felice matrimonio, diciamo, un matrimonio tanto tanto felice, che è difficile dimenticare, poi erano opere mica facili a fare. Io ho sentito anche altri grandi personaggi della musica che hanno partecipato alla vita musicale della Scala e quasi tutti mi parlavano di quella magica atmosfera che esiste alla Scala. Lei che ha cantato in tutti i grandi teatri, è vero questo o no? L'ha sentito anche lei o no? Come se lo spiega? Si passa qua, sì, succede qualche cosa, ma già da prima, cioè si sa già dalla galleria della Scala se lo spettacolo sarà presso a poco un successo o no. Quindi già una febbre esce da questo. Poi dipende molto di noi artisti stessi, che siamo noi che emaniamo una elettricità. Mi ricordo una parola che dicevano i poeti di una volta, che Bellini lo usava. Accendersi, quella è una parola che sembra molto di niente, e invece è come una lampada che si accende. Noi artisti diamo vita a questi personaggi e badi che questi personaggi siamo già in partenza handicappati, perché quando si pensa che cantando si dice ti adoro, ti amo, ti amerò per tutta la vita, se non è ben fatto, passiamo subito al ridicolo. Allora deve essere molta verità, molta sincerità, molta scienza e molta improvvisazione e grande personalità. Quella si nasce e ce n'erano in quell'epoca là, ce n'eravamo in tanti. Era un'equipe meravigliosa. Questa è la famosa febbre, quello che ha detto lei un minuto fa, L'atmosfera magica. E l'atmosfera magica. Eravamo esaltati anche noi. questo è molto bello che io vorrei che lei, cioè lei ha detto prima che la responsabilità sua cresceva con aumentare la Certo, fama e la gloria. Questo è il aumentava. Perché vero artista. vede, il pubblico domanda sempre di più, perché per uguagliare, diciamo io ho fatto 100 vo come voto, come votazione, non lo so come spiegarmi, Personaggi. non personaggi, no? Come valore, ho fatto 100 di valore, se uno Ah, ho deve capito. mettere Sì, in come voto. valore come voto, per uguagliare questo voto, siccome è stato un successo, il pubblico lo esalta, diventa subito 1000, non è più 100, perché dimentica i difetti e ricorda soltanto i pregi. Ma chi è lucido, come io sono sempre stata lucida, ma io mi ricordavo sempre i miei difetti e non i miei pregi.
È un'arma anche a doppio taglio, può distruggere, però può affinare molto. Quindi da allora tu devi dare sempre di più per essere semmai uguale a quello che eri prima, con la speranza che tu sei ancora di più, cosa che è successo spesse volte, grazie a Dio, però quello è un miracolo già. Deve allargare continuamente. Bisogna continuare a dare, a migliorarsi. È un continuo, è una lotta continua, ma è una lotta bella nel bel senso. Lei ha parlato come partecipava alla preparazione di uno spettacolo operistico, cioè non era solo la cantante che studiava la sua parte e non si interessava di nient'altro. Ecco, questo è molto interessante, che io volevo proprio fare questa domanda: qual è il volto ideale di un cantante? È molto importante che il cantante partecipi a tutti i dettagli, perché dà vita a tutto lo spettacolo, mette in luce se stessa, perché conosce, come ho detto prima, i difetti, eccetera, e contribuisce a questo calore. Tanto è vero che le dicevo prima che io andavo perfino alle prove di lettura di orchestra, perché essendo miope io non posso vedere il direttore d'orchestra assolutamente, e allora vado soltanto a orecchio. Quindi capirà se io mi sbaglio, ma tutto per aria. E allora, ed era interessantissimo vedere il maestro dare delle lezioni a questi professori, a spiegare cosa passava sul palcoscenico. Loro, cioè, non erano soltanto dei strumentalisti che suonavano e via, gli diceva l'atmosfera che passava sulla scena, che qui dovrebbe essere questo, quindi dovete darmi questo colore, perché sarà, non lo so, una luce, atto tragico, o qui è frivolo, quindi mi dovete dare la frivolezza nel suono. Partecipava all'orchestra anche, era tutto un dare e avere. Potrei citarle un esempio che mi ha contribuito ad avere un nome difficile, e sì che con questa persona sono in ottimi rapporti. Era la mia prima Medea alla Scala. Ed è interessantissimo questo episodio, perché io avevo ceduto a un corteo funebreo si dice, che doveva essere scritto da De Cherubini interno, vuol dire che quello va dietro il palcoscenico. Il regista voleva fare un bel tableau di corteo funebre davanti, ma nel frattempo io avevo le mie frasi, i miei recitativi, che dovevano essere molto serrati, molto incisivi, anche per non perdere l'atmosfera, perché sa, se Cherubini è facile che cada nel vuoto, è un ritmo, allora bisogna tenerlo. E io avevo detto: guardi, avevamo 5 giorni per preparare l'opera, per prepararla e andare in scena, 5 giorni sono pochi. E allora gli dicevo: cara, guarda, questo corteo non dovresti metterlo in scena, perché io salto giù come una iena da questi praticabili che facevano scala e sono già sul corteo e gli sbrano. La logica vuol dire, tu sei già fuori logica, perché già lo partito ti mette dietro, ma sì, ti garantisco che il corteo sarà fuori quando tu devi scendere. Allora è successo la quinta volta, eravamo alla prova generale ormai, allora la quinta volta c'era ancora il corteo funebre in scena, quando io dovevo saltare giù, balzare giù, lì mi sono messa con i pugni contro le scale, ho detto: subito questo si schiarisce, o se no io non c'è spettacolo domani, perché non è possibile. Ecco dove uno deve usare la forza, perché? Per essere rispettati, ma se no la forza di solito così non è bella. Ma se uno non ha tempo, uno per forza. Ma questo è in favore dello spettacolo. Certo, e poi andavo con lo spartito, io non andavo contro il regista, andavo con lo spartito diceva interno, doveva rimanere interno. Mi racconto, cioè, questo non è uno so, dei casi così, no? Perché parlava casi, perché della, ce ne sono tanti della interpretazione musicale, che è talmente importante per uno spettacolo, certo. È tutto, anzi. Rimanendo sempre nell'ambito della scala, che cosa, qualche caro ricordo? Cari ricordi. Si lavorava in equipe, signora Senska, ed era tutto un 20 ore al giorno, per non dire di più, perché si dormiva poco, si lavorava, si mangiava, si parlava sempre dello spettacolo. Ecco, anche Visconti veniva alle prove di piano, perché diceva: per fare la regia bisogna ascoltare la musica, perché quello che si torna ancora a quello che diceva Serafin.
Ma i ricordi più belli per me è un pubblico quando riesci a farti spiegare con lui, magari non mi ha capito, ma è sotto la tua influenza, come posso spiegare, sotto il tuo magnetismo. Questi sono i momenti più belli, quando tu hai un pezzo che è di estrema difficoltà, anche se è solo una melodia, di un'estrema poesia che ci tengo molto, perché più delle difficoltà ci tengo all'atmosfera, quello che i compositori ci tenevano. Allora senti il silenzio, senti questo non respirare prima dell'esplosione. Questi sono i momenti belli. Allora, tutto il tuo lavoro che hai dato, il lavoro di prove infinite, di scoraggiamento, dire non faccio bene, arriverò stanca, non lo capiranno, io sono poi sempre sfiduciata. E allora, quando finalmente vede che il pubblico ha captato ed ha avuto questa atmosfera da te, questi sono il pagamento maggiore. E senti perfino l'elettricista, di solito il macchinista dietro è difficile agganciarlo, perché lui fa il suo lavoro, poi se ne va, non vuole ascoltare. E quando tu vedevi giù dietro il palcoscenico, quando uscivi fine dell'atto, li vedevi ancora lì seduti per terra, ammutoliti, presi dall'atmosfera. E sono queste i bei ricordi che ha creato lei. Noi, diciamo tutti noi.